Ma in realtà, cioè, comunque un po' superata la cosa, nel senso che lei era un generale, lo è stato per tanti anni di adolescenza, adesso si è più ammorbidita, soprattutto con le mie sorelle. Io veramente mi rendo conto che, cioè, è una debole. Però io a volte dico, ma devi avere un po' più di determinazione, cioè, fammi vedere la Svizzera che in te, che mi, veramente mi metteva in possibilità sempre. Ma non è vero, guarda, non è vero. Vabbè, allora diciamo la verità, quando hai 20 anni, io ho avuto lei che avevo 20 anni, non avendo esperienza di vita ti aggrappi alle regole, è normale, perché poi una Svizzera dove io avevo le regole, il compitino da portare a casa ed era l'unica ancora di salvezza per tirar su una bambina. Mi sembra che mi sia riuscito abbastanza bene. Sì, ma suo papà ovviamente. Però poi ovviamente quando hai 34-35 anni, che era nata sole, sei più morbida, più flessibile, pensi che comunque le cose le riuscirai anche a trasmettere con più tranquillità. Però lei non è d'accordo. No, io sono d'accordo, però in generale non c'è più. Faccio una domanda un po' marzulliana. Allora, quale scommessa pensate di aver vinto in vostra vita e quale invece vorreste vincere? Perché no, se vuoi quarantenne. Ho capito, amore, ma do la precedenza ai millennials, scusa. Giusto, ma io non, allora, purtroppo non posso parlare di scommesse vinte perché le mie sono ancora tutte in atto. Allora, la mia più grande scommessa era quella di quella di mamma, no? Il fatto di riuscire a crescere al meglio le mie figlie, e ce la sto mettendo tutta, ovviamente non è ancora vinta, però un pezzettino avanti sono con lei che ha 21 anni, e forse la più grande scommessa nella vita è quella dell'amore, della famiglia, cioè riuscire nel privato, perché no, ma possiamo anche essere seri ogni tanto e dire che riuscire nella vita professionale, riuscire nel proprio lavoro è una grande conquista ed è importante per un individuo, ma poi la vera sfida è riuscire anche nel privato a ottenere quello che davvero desideri, e a me per ora sta riuscendo, quindi questa è la mia scommessa. La tua? Ancora non vinta, ma che ti sei fatta? Vabbè, in questo momento io purtroppo amore cose metto un po' in secondo piano, ma perché comunque mi sto impegnando molto appunto per raggiungere determinati obiettivi, e sicuramente in questo momento la mia scommessa più grande è quella appunto di riuscire a sfatare il mito che aleggia intorno a me come a qualsiasi figlio d'arte, che è quello del pregiudizio, giustamente, delle persone che ti vedono come facilitata ad essere in questo ambiente. Non dico farti cambiare idea, perché comunque è la verità, cioè io ho un passaggio più facile ad entrare all'interno del mondo televisivo, però farmi apprezzare per quello che sono e non perché sono tua figlia, non perché sono figlia di mio padre. Che sì, ci sono arrivata più facilmente, però ci rimango perché è la mia passione, perché mi piace, perché forse lo so anche fare. E invece Michelle, la scommessa, tu vuoi scommettere invece sia da parte tua e di tua figlia? Allora, vuoi scommettere è un'esperienza, una scommessa molto molto importante per me personalmente, prima di tutto perché è un format che arriva dalla Germania, che ho condotto in Germania per 4 anni, è stata una grande emozione far parte di un pezzo di storia della mia infanzia, e come per chi vive in Italia fare Sanremo, no? E poi riuscire a farlo anche nel paese che amo, che è l'Italia. Questa è la prima vera scommessa e speriamo di vincerla, no? La seconda grande scommessa, molto emotiva per me, e cerco di tenere a bada l'emotività, è che mia figlia è stata chiamata da Mediaset per condurre un pezzo di questo programma, e a mio parere lo sta facendo molto bene, ed è una scommessa da mamma. E c'è una terza scommessa che è molto importante per me, che si chiama Codice Rosso, ed è portare in Parlamento, attraverso una promessa di tutti questi leader politici, sottoscritta proprio da loro, quindi una vera e propria promessa scritta, che nel momento in cui ci sarà un governo loro faranno passare questa legge, che farà sì che le persone vittime di violenza non debbano più denunciare e morire, ma possono denunciare, essere ascoltati e entro 24-48 ore poter essere aiutate. Scusa, il tuo minuto di esitazione che hai avuto al telefono quando ti hanno proposto
Cosa hai pensato in quel momento? Cioè, sì, no, perché? Ho avuto una dicotomia interiore pazzesca, perché dentro di me c'era sì, assolutamente sì, non vedevo l'ora che arrivasse una cosa del genere, ma pensavo arrivasse molto più in là e soprattutto in questa modalità. E poi dall'altra parte ho detto, oh, mamma mia, chissà se... Ovviamente io sono una mamma e anche se mi dicono lei è una collega, eccetera, sono sua mamma e quindi... la grande paura dentro di me è quella di magari bruciarla, no? Però poi mi sono detta, no, lei è un individuo a sé, ha fatto la sua gavetta, è stata chiamata da un'azienda come Mediaset perché credo nel loro, perché dovrei io mettermi di traverso e non lasciare che questa cosa accada, e quindi mi sono abbandonata alla gioia di poter collaborare con lei. Grazie.